9 è la data che tengo a memoria. AC Milan uguale vittoria, in Europa si è fatta la storia. Milanisti nel cuore, sono 11 in campo e milioni là fuori. Rossoneri guerrieri, anche all'estero sentono i cori. È una realtà partita da qua, la città della Madonnina. Innamorato pazzo di lei, nella testa c'ho solo il Milan. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Alla radio, ma mi esalto molto di più quando esco e vado allo stadio. Canto per 90 minuti anche dopo aver fatto la fila. I rossoneri non restano muti, tutto per il magico Milan. Non mi importa quando e dove, vincere è quello di cui ho bisogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Mi fai il countdown? Sì. Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di Marco Sportiello. Come al solito la parola a Milan TV, Mauro Suma. Grazie Laura, buongiorno Marco, benvenuto. Buongiorno, grazie. Hai giocato i quarti di finale di Champions League con l'Atalanta. Il Milan è per il terzo anno consecutivo in Champions League. Vi siete trovati al momento giusto tu e il Milan, Marco? Ah, sicuramente, è, come ho già detto nei giorni scorsi, è uno step, è, diciamo che è l'ultimo step della mia carriera, quindi sicuramente essere qui è un sogno. Ma non lo dico tanto per far vedere il nuovo arrivato, quindi deve subito. Esatto. Per me è davvero un sogno, infatti devo ancora un po' realizzare, anche se comunque un po' di tempo che sapevo del mio cambio, però io credo di sì, perché credo di essere appunto maturato molto, soprattutto negli ultimi due o tre anni, e quindi sì, io credo che sia stato il momento giusto. Ecco Marco, solitamente il cliché del portiere è un po' del portiere genialoide, un po' in prima pagina, un po' istrione. La tua carriera è invece una carriera di gavetta, di impegno, di sacrificio, di serietà. È con queste caratteristiche che vieni al Milan, Marco? Sì, perché io credo di non eccellere in tantissime qualità, diciamo tecniche, lo dico proprio con tranquillità, però credo di avere altri valori, come hai detto tu, ho fatto dalla gavetta, no, io non ho fatto la primavera,
ho fatto la Serie D, ho fatto la C2, la C1, non ho fatto la B, poi sono andato in Serie A, sono tornato a Bergamo e quindi mi sono portato dietro questi valori, comunque che non mi ha mai regalato niente nessuno, mi sono conquistato tutto passo dopo passo e poi già per me era un sogno arrivare in Serie A e esserci appunto per quasi ormai il decimo anno consecutivo è un gran motivo di orgoglio. Andiamo da Sky, Peppe Di Stefano. Marco, buongiorno, benvenuto. Ciao, buongiorno. Due domande. La prima, Pioli ce l'ha tatuato sulla pelle il numero di Astori. Io so quanto eri legato tu a quella Fiorentina, a Pioli, a un uomo che questo ambiente di Milanello l'ha vissuto perché Astori qui ha vissuto. Se ci hai pensato anche in questi giorni a quello che a volte sono i cerchi della vita che si chiudono e ti ritrovi dove lui praticamente è nato da giocatore. Vabbè, col mister abbiamo vissuto quell'esperienza bruttissima, però è vero, la storia ha fatto quale tutte le giovanili praticamente, no? Fino alla primavera. Vissuto proprio a Milanelli. Ti dico la verità, devo dire la verità, non ci ho pensato, però comunque è una persona che mi porto sempre dentro, perché anche se abbiamo fatto quasi un anno insieme, comunque mi ha insegnato tanto perché era un ragazzo che sapeva come dirti le cose al momento giusto, perché poi noi eravamo una squadra molto giovane, lui era il capitano e sapeva prenderti proprio nel modo giusto. E poi vabbè, ho avuto occasione di conoscere la sua famiglia, la sua bellissima famiglia e tutto, e sicuramente è una persona che mi porterò dentro, credo anche il mister. Infatti secondo me anche tra me e il mister c'è, soprattutto magari dico da parte mia, ho proprio questo legame anche per l'anno che abbiamo passato, per l'esperienza che abbiamo avuto e sono contento di tornare a lavorare con lui, però sinceramente non ci ho pensato a questo, diciamo, incontro con la sua esperienza nel settore giovanile con il Milan. La seconda e ultima è tecnica. In una carriera lunga che hai avuto, che stai vivendo, hai incontrato tanti portieri, da compagni e da avversari. E come hai visto in questi anni Maignan, di come te ne hanno parlato magari qua a Milanello, perché è un portiere diverso dagli altri. E come sarà la convivenza secondo te? Perché un portiere l'anno scorso ha avuto tanti problemi fisici, ma è un portiere leader, molto presente, si sente anche nello spogliatoio. Come l'hai visto da fuori e come pensi di immaginarti la tua convivenza con lui? Allora, io quando è arrivato 2 anni fa, giusto, quando abbiamo giocato una delle prime partite col Milan in campionato, io ho detto al mister che questo era fortissimo. Secondo me era un portiere davvero, sai, dopo Donnarumma comunque è difficile da rimpiazzare un portiere così, così importante. E io gli ho detto subito che secondo me questo, non voglio dire più forte, però ho detto questo qua è un portiere molto importante e infatti mi ha confermato anche lui questo, ovviamente, perché è sotto gli occhi di tutti. Però vabbè, io non credo che ci siano, io mi sono sempre adattato a tutti e mi sono sempre trovato benissimo e, anzi, per me, anche se comunque ho 31 anni, non sono giovanissimo, però secondo me io posso imparare tanto da lui ed è quello che voglio fare, perché appunto come hai detto te, lui è un portiere magari rispetto anche a me, io sono un po' magari vecchia scuola, lui comunque è già un portiere molto, molto moderno, molto diverso anche rispetto agli altri, quindi io voglio anche cercare di rubargli tra virgolette queste cose, però sicuramente io ho le mie caratteristiche, quando e se verrò appunto, se dovrò appunto giocare, quando ci sarà occasione, e io devo fare quello che posso fare io, non posso fare quello che fa lui, quindi non devo commettere questo errore, perché lui è lui e io sono io, però è quello che voglio fare appunto, è cercare di rubargli qualcosa per imparare. Daniele Longo, calciomercato.com. Grazie, in bocca al lupo Marco innanzitutto per questa nuova avventura. Grazie. Devo dirti che comunque abbiamo notato che i tifosi rossoneri hanno veramente accolto con entusiasmo il tuo arrivo.
non so se hai avuto modo anche tu di percepire questa, diciamo, questa fiducia che ti sta dando il popolo rossonero. E soprattutto ti volevo chiedere, adesso nel calcio attuale ci sono tanti impegni, alla fine ci sono le gerarchie, come giusto che sia, ma poi parla il campo e tutti sono utili. Ti senti di poter dare, anche da questo punto di vista, non solo con la tua esperienza che ci hai parlato fino adesso, ma anche magari con l'utilizzo in Coppa Italia, con un utilizzo importante in un campionato lungo, in una stagione lunga come quella che aspetta il Milan? Vabbè, sicuramente con le tre competizioni c'è bisogno di tutti. E non solo in campo, secondo me, perché comunque io credo che nel quotidiano anche quelli che giocano di meno devono spingere il gruppo. E anche questa non è una frase fatta, ma è una cosa che mi sono accorto proprio in questi anni, soprattutto negli ultimi anni, quando appunto sono cresciuto. E io devo cercare di essere più pronto possibile. Non è facile, perché quando non si gioca per magari 6 o 7 mesi ti buttano dentro, devi far bene, devi far bene, e poi magari, sai, non è che poi hai un'altra occasione subito la domenica dopo, poi magari rientra, e quindi passi anche quei periodi lì così. Devi essere bravo, devi sempre stare sul pezzo, però io credo che devo dare al gruppo, a tutto l'ambiente, devo dare appunto, voglio dare affidabilità, e pensare che loro ci sono e che io ci sono, e stare tranquilli, appunto. Bressi e poi Sport Italia. Buongiorno Marco, benvenuto. Buongiorno. Volevo chiederti, tu eri diventato praticamente un titolare all'Atalanta in 2 stagioni. Come mai hai deciso di venire al Milan, dove comunque è difficile trovare spazio, e come pensi di poter scalare eventualmente le gerarchie anche in partite, come diceva il collega, magari di Coppa Italia? Ma io ho giocato le ultime 10 partite, quindi non è che ho fatto il titolare negli ultimi 2 anni, quindi io la scelta comunque l'avevamo già fatta prima, e poi il mister Gasperini ha deciso di darmi fiducia nelle ultime partite, e quindi, però la scelta ormai comunque era già stata fatta, e poi non potevo dire, era difficile per me dire di no, e per tante cose. Io comunque ho dato tutto lì e sono contento di aver fatto quel percorso, dalle giovanili alla prima squadra, e quindi io credo che sia stata la scelta giusta, e per tutti, perché anche loro hanno tantissimi portieri in giro, quindi non credo che si strapperanno i capelli, e quindi per me è stata la scelta più giusta, e sono contento. Sport Italia, prego. Salve Marco. Torno un po' al tuo rapporto con Pioli. L'hai visto da lontano vincere uno scudetto, l'hai visto l'anno scorso performare in maniera importante in Champions. Volevo sapere se poi anche nel privato c'era stato sempre una comunicazione continua di complimenti e quant'altro, e se invece negli ultimi mesi, quando insomma percepivi questa vicinanza, e poi adesso ti ha chiesto già qualcosa a livello di spogliatoio, di personalità, qualche compito anche un po' da leader umorale, no? In un gruppo di italiani, come può essere il tuo ruolo? Grazie. No, durante questi anni sì, certo, ci siamo sempre sentiti, perché comunque abbiamo passato, come ho già detto prima, un'esperienza un po' particolare, e quindi è rimasto un po' quel legame. E adesso siamo arrivati al secondo giorno, quindi ancora ci dobbiamo, sì, magari avevo questo vantaggio un pochettino, conoscere l'allenatore, qualcuno del suo staff, quindi non mi ha chiesto particolari cose dal punto di vista di spogliatoio, di umano, di leadership, diciamo, perché poi ancora devono arrivare gli altri, i nazionali, e poi sicuramente ci sarà tempo per parlare. Poi il mister è una persona che ti parla molto, ti confronti molto, ti spiega molto bene le cose, quindi sono sicuro che ci sarà occasione. Sartoriocalciomercato.it e poi andiamo da tutto mercato web. Ciao Marco e benvenuto al Milan. Io volevo chiederti, grazie, visto che avete iniziato con tanti assenti dei giocatori nazionali che ancora non sono a Milanello, se sei curioso di allenarti con qualcuno in particolare, e se c'è una partita in particolare che vorresti giocare con la maglia del Milan, chiaramente. Grazie. Con giocatore
Vabbè, non perché voglio fare, però Maignan voglio vederlo da vicino, sono sincero. E poi comunque c'è anche qua Antonio che Mirante, che ho conosciuto quando è stato in nazionale un po' di anni fa, siamo stati qualche settimana insieme e io voglio imparare anche comunque anche da lui, che ha molta esperienza e darà una, credo che mi darà una grossa mano. E però di giocatori, diciamo che da portiere un po', sai, verrebbe da dire Leao così, però poi bisogna vedere se poi ti fa piacere giocarci, magari sì, magari insieme. No, però più giocatori di livello, più anche stimolante, quindi sono tutti giocatori di alto livello e per me va benissimo quella, la rosa che abbiamo e qualsiasi giocatore che c'è. Prego, Antonello. Sulla partita, scusa. Ma per me anche Bologna-Milan la prima va benissimo, quindi per me già, no, Bologna no, magari no perché è fuori casa, ecco, una qualsiasi San Siro per me è già tanto. Prego, Antonello. Ciao Marco, buon pomeriggio e benvenuto. Due domande velocissime, la prima è se avevi altre offerte titolare, però hai scelto di venire al Milan dove c'è un portiere che gerarchicamente sarà evidentemente il primo. E poi la seconda è Loftus-Cheek, ieri ci ha dato un'impressione di personalità forte, l'ha mostrata anche spogliatoio, e se magari si è già parlato, visto che stamattina è arrivato, di Pulisic, questo giocatore di fama mondiale che vestirà la maglia rossonera dopo aver firmato. Ecco, grazie. Prego. Allora, Pulisic non lo so, non abbiamo parlato perché non ci risulta niente, quindi non abbiamo parlato, poi abbiamo fatto il nostro allenamento e basta, quindi mi stavi dicendo no, non avevo, perché comunque era un accordo che già avevo da tempo e quindi non ho avuto, diciamo che io e il mio agente siamo stati appunto diretti su questa strada, perché già sentire Milan era una cosa importante, troppo importante forse, quindi non c'è stato niente da, non c'è stato altro. E su Loftus invece si vede che è un giocatore importante, con fisicità importante, però ancora troppo presto, ancora non lo conosco bene, però sicuramente ci darà una grande mano, è un giocatore che ha già anche molta esperienza nel Chelsea e quindi ci darà una grande mano, come ho già detto, e poi vedremo più avanti, poi ancora non lo conosco bene. Una testa e chiudiamo il giro, prego, Milan News. Ciao Marco, benvenuto. Ciao, grazie. Nella tua prima intervista da giocatore rossonero e anche oggi hai confermato di voler imparare da Mike Maignan. Tu sei un... Da tutti. Chiaramente, tutti. Sei un portiere esperto, hai giocato 7 partite in Champions League, giochi da tanti anni in Serie A, come hai ricordato. Cosa puoi dare tu invece a Maignan e agli altri portieri rossoneri questa tua esperienza? Grazie e in bocca al lupo. Grazie. Ma, vabbè, Antonio è grande, quindi è lui che deve dare a me. Quindi lo ascolto e basta. Su Maignan, non lo so, a me sembra già un portiere molto inquadrato, che non credo che abbia bisogno di altre cose o di altri, diciamo, tra virgolette, consigli. Però secondo me si può, diciamo, tra virgolette, aiutare dando ritmo magari agli allenamenti, stimolarlo. Queste secondo me sono le uniche cose che posso, diciamo, dargli, però lui è già un portiere importante, già un portiere formato, non è un ragazzino, è già molto maturo rispetto comunque a tanti altri portieri, ha già vinto dei campionati, ha già vinto il campionato in Francia se non sbaglio, ha già vinto primo anno lo scudetto qui dopo un po' di anni, quindi è un portiere importante. Io posso dare solo quello, andare forte in allenamento, essere affidabile. È quello che voglio dare a tutti. Prego, Matron.
Marco, buongiorno, benvenuto al Milan. Ultimamente i portieri giocano sempre più con i piedi. A Milano forse c'hai uno dei migliori in questo fondamentale. Tu come te la cavi? Guarda, dipende un po' dal gioco, perché noi io a Bergamo non eravamo una squadra che giocava molto, non giocavamo dal basso, quindi mi devo abituare sicuramente, però tanto è dettato dal gioco, da come si muovono anche i compagni, perché tu puoi avere anche un portiere bravo coi piedi in porta, però se i compagni non si muovono bene le giocate non le hai, vai in difficoltà pure tu. Quindi un po' ti aiuta anche il sistema di gioco, e già comunque io il mister l'ho avuto a Firenze, so quello che vuole e quindi cercherò di adattarmi piano piano, però comunque sono già un portiere anch'io, diciamo, fatto, e quindi devo essere veloce a capire certi meccanismi. Giovanni De Lia o Milan? Giovanni? Ciao Marco, buongiorno e benvenuto al Milan. Grazie. Hai già parlato sui canali ufficiali del club, del tuo amore, l'amore della tua famiglia per il Milan, in particolare il tuo idolo da bambino Sebastiano Rossi, ma se guardi al calcio moderno c'è un portiere che ti affascina in maniera particolare a cui ruberesti una caratteristica? Magnana non vale, ne hai già parlato abbastanza, abbiamo capito che sei molto... Ma ci sono tanti portieri, a me... Sicuramente ce ne sono tanti, c'è Ter Stegen che mi piace molto, è un portiere molto forte per me, anche se è dell'Inter, però nei suoi migliori anni Handanovic è stato fortissimo, è stato forse anche uno dei miei modelli. E Courtois, c'è anche Courtois, sono questi, diciamo, i nomi, Oblak, sono tanti portieri forti, ognuno ha le sue caratteristiche. Magari uno eccelle più in una cosa, uno nell'altra, però ce ne sono tanti. Dai, non ce n'è uno proprio che seguo solo lui. Sono tanti, hanno le loro caratteristiche che piacciono. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie, grazie mille. Sei stato al nostro fianco in ogni occasione. Oggi ti chiediamo di farlo con una firma. Da oltre 20 anni Fondazione Milan supporta bambini e giovani in difficoltà. Dona il tuo 5 per 1000 e diamo un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. Il tuo sostegno è la più grande dichiarazione d'amore.